abbiamo introdotto una funzione di cui faremo largo uso, che è l'impulso di Dirac. Ricordo che è una funzione, non scriviamo nella definizione, va bene, definita soltanto definita, solo nel punto t uguale a 0 e gode delle seguenti proprietà: integrale tra meno a e b con a e b positivo, qualunque essi siano, ovvero sia l'integrale in un qualunque intorno contenente l'origine di delta di t in dt uguale a 0, scusate, uguale a 1, f di t per delta di t è uguale ad f di 0, una costante, per delta di t, da cui l'integrale di f di t per delta di t, sempre in un qualunque intorno contenente l'origine, è uguale ad f di 0. 3, l'altra proprietà della delta di t, va bene, è che la sua funzione integrale, integrale tra 0 meno o un qualunque altro punto dell'asse reale negativo e t generico, è il gradino 1 di t. E da questo poi alla fine ne deriva, in qualche maniera, che la delta di t è una derivata nel punto di discontinuità di una funzione, va bene, è la derivata esattamente delta di t se la discontinuità è unitaria, se la discontinuità, va bene, in quel punto vale a in generale, quindi f di 0 più meno f di 0 meno, con ovvio significato della dicitura, è uguale ad a, la derivata della f contiene un impulso in t uguale a 0 pari, di peso pari ad a, quindi a per delta di t. Ecco, ciò detto, ritorniamo, va bene, alle nostre proprietà, va bene, della L trasformata, sperando di chiudere velocemente, e poi passare alle antitrasformate. Allora, per non scordarmene nessuna, seguiamo. Eccolo qui. Proprietà della L trasformata. La prima, banalissima, è la linearità, che deriva poi sostanzialmente dalla definizione di L trasformata, che è un'integrale, e l'integrale è un operatore certamente lineare, ovvero sia se f di s è la trasformata di f di t e g di s è la trasformata di g di t, va bene, allora la trasformata di alfa 1 f più alfa 2 g, dove alfa 1 e alfa 2 sono due scalari, ovviamente, mentre f1 e g sono due funzioni del tempo, la L trasformata è alfa 1 per f più alfa 2 per g, ovviamente sottinteso sia f che g di s, e questo è banalissimo. Seconda proprietà, proprietà della traslazione nel dominio del tempo. Sia f1 di t, attenzione, ora descrivo il tutto per delle funzioni che sono definite tra meno infinito e più infinito. Va bene.
Allora, F1 di t, definita tra meno infinito e più infinito, abbia una L trasformata bilatera, poi correggeremo nel caso di L trasformata monolatera e con funzioni definite nulle prima di zero. L trasformata bilatera, ovvero sia, ricordo, integrale, tra meno infinito e più infinito, non tra zero e più infinito, di F1 di t in dt, chiamiamola F, per E alla meno ST in dt, questa L trasformata la chiamiamo ovviamente F di S. E ora consideriamo la funzione F tilde di t uguale ad f di t mentau. Che razza di funzione è questa f tilde uguale ad f di t mentau? È la trasformazione precedente, cioè meglio, scusate, è la funzione precedente, spostata della quantità tau. Lo riscrivo. Consideriamo la funzione f tilde di t ottenuta dalla f di t, questa, spostandola del tempo tau uguale ad f di t mentau. Cosa significa? Che se la f di t è questa, la disegno così per semplicità, per far vedere cosa succede. F di t mentau per tau positivo è la seguente funzione. Questa la prendiamo e la trasliamo del tempo tau. Otteniamo questa funzione. Questa è f tilde, che dipende da tau, ovviamente, e questa sia la f originaria. L'ho fatta passare per l'origine, ma è irrilevante, ovviamente, qualunque sia la f di t, per tau positivo la sposto a destra di tau, ottenendo una nuova funzione. Se tau invece fosse negativo, f di t men tau diventa questa. Questa è la quantità tau negativa. F di t men tau, questa f viene spostata a sinistra, va bene, del tempo tau. Allora, poniamoci il seguente problema. Nota f di s uguale alla L trasformata della f di t. Vogliamo calcolare f tilde di s uguale alla L trasformata di F tilde di T, ovvero sia di F di T mentau, sia nel caso di tau positivo che nel caso di tau negativo. Allora, la L trasformata di, sempre bilatera per ora, poi la L trasformata, poi particolareggeremo nel caso in cui si parli di L trasformata monolatera come ne parliamo noi. Allora, la L trasformata di F di t mentau è integrale tra meno infinito e più infinito, poi diremo tra 0 e più infinito, ma per ora scriviamo così, di F di t mentau per E alla meno S tau in di tau. Questa è F tilde di S. E alla meno ST in di T. Uguale. Se chiamiamo
t' uguale a t men tau, cambiamento di variabili, otteniamo uguale integrale. Quando t va a meno infinito, ovviamente qualunque sia tau finito, va bene, t' è ancora meno infinito. E quando t va a più infinito, anche t' va a più infinito. Di f di t' per e alla meno st, che è t' più tau, in dt o in dt', ovviamente è la stessa cosa, cambiamento di variabili. Uguale quindi, questo e alla meno st' più tau diventa e alla meno st' più per e alla meno s tau, che posso portare fuori dall'integrale, e alla meno s tau, integrale tra meno infinito e più infinito, di, ovviamente, f di t' e alla meno s t' di t', ma questa che cos'è? La L trasformata di f di t, va bene, e quindi uguale, lo scrivo qui, la L trasformata di f di t men tau uguale a e alla meno s tau per f di s. E quindi basta moltiplicare la L trasformata della funzione non traslata per e alla meno s tau, dove tau è la traslazione. Questo per trasformate bilatere. Vediamo un po' cosa succede nel nostro caso di interesse quando la trasformata è monolatera. E quindi dobbiamo fare qui integrale tra 0 e più infinito, che posso scrivere in questa maniera. Qualche problema? Integrale tra 0 e più infinito di f di t men tau per e alla meno s t in dt. Bene. Che posso scrivere così. Integrale tra 0 e tau, puntolini, questa roba qui, più integrale tra tau e più infinito. Di, ora lo scrivo, f di t men tau e alla meno st in dt. Questa è la trasformata monolatera. Allora, integrale questo, integrale tra 0 e tau di, lo scriviamo in questa maniera, posto ancora t' uguale a t men tau, questo diventa integrale quando t uguale a 0, t' uguale a men tau. Quando t uguale a tau, questo diventa 0. Di f di t' e alla meno st era, quindi alla meno st' ancora per e alla meno s tau in di tau più integrale. Anche qui facciamo il cambiamento di variabili. E quindi quando t uguale a tau, t' diventa uguale a 0. Quando t uguale a più infinito, t' è ancora più infinito, di f di t' per e alla meno st' per e alla meno s tau in di tau. Allora,
Questo ovviamente è uguale ad f di s, la L trasformata della funzione non traslata, per e alla meno s tau, questo fattore. Questo cosa diventa? Ovviamente se tau è positivo, allora questo è un integrale tra meno tau e zero, integrale in un intervallo negativo del tempo, quindi. Allora, se la nostra f di t è una funzione nulla prima di zero, questo sparisce. Se invece tau, va bene, è negativo, va bene, e quindi viene integrale tra più tau e zero, quindi meno integrale tra zero, va bene, e valore assoluto di tau, devo tener conto di questa quota. Se tau è negativo, allora la L trasformata della funzione traslata a sinistra, quindi, va bene, la L trasformata monolatera, è uguale ancora a questa quota, più questa, che diventa meno integrale tra zero e valore assoluto di tau di f di t primo per e alla meno s di primo per e alla meno s tau, ovviamente in di t primo. Tutto questo discorso per dire che se io ho una funzione, questa ad esempio, nulla prima di zero, e se la sposto di tau e verrebbe questa funzione, quindi attenzione, qui è zero, tau positivo, va bene? Allora la L trasformata di questa funzione f di t men tau per tau positivo è e alla meno s tau per la f di s, dove la f di s è la trasformata della funzione originaria. Se invece tau positivo, e questa è f di t men tau, va bene, diventa una funzione che è questa traslata, ma se questa è nulla prima di zero, ho voglia di traslare di tau, ottengo questa funzione qui, siamo da, dove qui è zero, perché è la parte per t negativo traslata. Siamo d'accordo? Allora la L trasformata di questa è e alla meno s tau per f di s. Se invece traslo a sinistra tau negativo, e quindi ottengo questa funzione. Va bene. Questa funzione è uguale a, diciamo, questa da questo punto in poi, va bene? E da questo punto in poi, dove questo qui è zero, e però c'è un pezzo che va a finire per t negativi, che significa che se io scrivo f di s della funzione originaria, va bene? L'f di s della funzione originaria è integrale tra 0 e t, va bene? E quindi per questa sarebbe l'integrale tra questo punto e qui. Non devo fare nessun integrale di questa parte. E quindi la posso esprimere come? In funzione, sì, della L trasformata iniziale, f di s, però devo tagliarne un pezzo. Quale pezzo taglio? Questo qui che abbiamo scritto prima.
pezzo tagliato diventa questo qui, meno integrale tra 0 e valore assoluto di tau, di e alla meno s tau, quindi tau. Guardate, la cosa importante da ricordare è la seguente. Se f di t per 1 di t, ora specifichiamo che la f di t è nulla prima di 0. A per trasformata monolatera f di s, allora questa funzione traslata di tau diventa f di t men tau, non per 1 di t, ma per 1 di t men tau, per essere certo che nell'intervallo 0 tau la funzione è nulla. Ecco, la trasformata di questa funzione è f di s. Questa, che è la trasformata della funzione considerata partendo dall'origine, va bene, per e alla meno s tau. Questa poi alla fine è la cosa importante da ricordare. Vabbè, poi faremo qualche esempio anche. Questa è traslazione nel dominio del tempo, questa proprietà, descritta poi alla fine per tau, questo è, questa la descrive per trasformazione monolatera, com'è? Cui noi siamo interessati, va bene? Traslazione tau nel dominio del tempo per tau positivi, f di t men tau per tau positivi. Allora, la proprietà è descritta da questa espressione. Andiamo avanti. Se f di t a per trasformata o ancora per 1 di t, A per trasformata monolatera f di s. Allora, la trasformata della f di t per e alla a per t, ovviamente ancora moltiplicata per 1 di t, quindi è lettera nulla prima di 0, è uguale ad F, questa F, calcolata non in S, ma in S meno A. La questione è decisamente banale. La L trasformata di E alla T per 1 di T è integrale tra 0 e più infinito di E alla AT per E alla meno ST per F di T in DT. È uguale all'integrale tra 0 e più infinito di f di t, questi li mettiamo insieme, per e alla meno s meno a per t in dt. E questa che cos'è? La definizione di L trasformata ancora, dove la variabile complessa non è soltanto s, ma è s meno a, da cui questo integrale uguale alla f L trasformata di questa, calcolata non in S, ma in S meno A. Cambiamento della scala dei tempi. Cambiamento della scala dei tempi. Qualche problema? Devo ritornare indietro? Decisamente banale la dimostrazione. Si tratta di scrivere quell'integrale
di definizione della L trasformata per questa funzione, e poi raccolgo gli esponenziali con un'unica variabile che diventa S-A. Va bene. Posso procedere o c'è qualche problema? Procediamo. Variazione della scala dei tempi. Ho una funzione in cui t è la variabile tempo. E ora modifichiamo la scala dei tempi, cioè al posto di t ci mettiamo un a per t, dove a è una costante. Positiva. Va bene. Allora, se F di t A per trasformata F di S. Allora consideriamo la funzione F di A per t. Cioè, se avevo una funzione, ad esempio, seno di 4t, costruiamo e questa avrà una sua F trasformata, L trasformata. Consideriamo la funzione seno di 4 moltiplicato a, può essere 3, 25, quel che è, a t, e vogliamo calcolare la sua L trasformata. Siamo d'accordo? Ciò è quello che vogliamo fare. Allora, la trasformata f di s è la trasformata di f di t. La trasformata di f a t è integrale tra 0 e più infinito di f calcolata in AT, va bene, per E alla meno ST in DT. Questo non è AB, è A per T. Allora, se noi chiamiamo A per T uguale a T', questa risulta, cambio la variabile di integrazione, integrale. Quando t va all'infinito va a 0, anche t' va a 0, quando t va all'infinito anche t' va all'infinito, di f di t' per e alla meno s t' su a, di t per 1 su a di t'. Che diventa uguale ad 1 su A, lo porto fuori, è una costante. Per integrale, risparmiatemi le variabili, f di t' per e alla meno s su A t' di t'. Ma questa che cos'è? È la L trasformata della F di T, dove al posto di S ci devo mettere S su A. E quindi uguale ad 1 su A per F, dove F è la trasformata della F di T, calcolata in S su A. Una domanda a voi. Se ho due segnali, f di t e g di t, cos'è la convoluzione tra detti segnali? Chi non lo sa sulle mani, la convoluzione, praticamente tutti. E allora diciamo, poi vedremo perché ci interessa, ma non ora, sia f di t un segnale compreso tra
definito su tutto l'asse reale, meno infinito e più infinito, prima do la definizione generalissima. E anche g di t, un segnale, funzione del tempo, definito tra meno infinito e più infinito. Allora, la convoluzione tra due segnali, io bisogna che sistemi questo affare qui, tra i due segnali, che si indica così, con un segno non di prodotto, ma che ci assomiglia, va bene? Una star. La convoluzione tra i due segnali f di t e g di t è definita come integrale per segnali, quindi convoluzione bilatera, tra meno infinito e più infinito di f di t, la convoluzione ovviamente chiamiamola h grande, è una funzione del tempo. La convoluzione tra due segnali, funzione del tempo, è ancora un segnale, funzione del tempo. Quindi nella definizione il tempo da qualche parte deve comparire. Allora dicevo, la definizione è h di t men tau g di tau in di tau. Tau è la variabile di integrazione in questo integrale. Una volta effettuato l'integrale, l'integrale risulta funzione del tempo che compare qui, eccolo. Allora questa è la convoluzione tra due segnali. Non l'avete mai vista da nessuna parte? No. Gode delle seguenti proprietà. La convoluzione tra due segnali. La convoluzione è un prodotto tra funzioni, chiamiamolo prodotto, abeliano. Cosa significa? Che gode della proprietà commutativa. F di t star g di t è anche uguale a g di t star f di t. Cioè, questo sarà uguale a integrale tra meno infinito e più infinito di f di tau per g di t men tau in di tau. Dimostrazione non la faccio, la lascio a voi perché è banalissima, basterà in questo integrale porre tau primo uguale a t men tau e ne risulta questa. Bah, questa è la proprietà fondamentale, va bene, da ricordare. Se g di t e h di t e f di t sono nulle prima di zero, cioè consideriamo la convoluzione tra i seguenti segnali, f di t, per assicurarci che sia zero, per t negativo la moltiplichiamo per 1 di t, per il gradino unitario. Convoluzione tra questo segnale e ancora g di t per 1 di t, anche lui, due segnali nulli prima di zero. Allora, questa convoluzione espressa, ad esempio, va bene, da questo integrale, o se volete anche dall'altro, cambia niente, va bene, diventa... per tau minore di zero. Questo prodotto, va bene, c'ha un g di t che per tau minore di zero è sicuramente nullo. Allora l'integrale, questo integrale tra meno infinito e zero, è certamente nullo. E quindi potremmo scrivere
integrale tra 0. Quando tau va a più infinito, quindi quando tau diventa maggiore di t, allora è f di t meno tau che diventa 0. E quindi inutile che estenda l'integrale fino a più infinito, tanto da tau uguale a t, e poi per tau che va all'infinito, quindi per tau maggiore di t, è questo fattore che è 0 nel cosiddetto integrale di convoluzione. E quindi quell'integrale tra meno infinito e più infinito diventa integrale fra 0 e t, dove questo t, attenzione, sarà ancora la variabile tempo della convoluzione h di t, integrale tra 0 e t di f di t men tau g di tau in di tau. Questa è la convoluzione. Non dico, attenzione, è un'operazione molto importante, non dico in questo momento perché, lo vedremo nelle prossime lezioni. Le chiedo scusa, ormai sono vecchio e quindi il mio udito va bene. Se puoi ripetere, perché sì. L'estremo superiore dell'integrale è t. È t. Allora vediamo, torniamo indietro su questa definizione, siamo d'accordo? Sì. Va bene, allora, e sul fatto che qui dentro la f va bene sia nulla per il suo argomento negativo, siamo d'accordo? Allora, quando tau è maggiore di t, quanto vale questo argomento? T men tau? Come diventa? Negativo. E allora la f di questo argomento è uguale a 0. E allora è perfettamente inutile che io estenda l'integrale da t a più infinito, sempre 0, certamente. E quindi scrivo integrale tra 0, e quel 0 viene per un altro fatto, va bene, e t. Grazie. Prego. Allora, dicevo, questa è la convoluzione. Teorema, proprietà della L trasformata. La L trasformata della convoluzione è uguale al prodotto delle due L trasformate, F di S, indicando con F di S, la L trasformata di F di T moltiplicato G di S, G di S L trasformata di F di T. La dimostrazione è banale, considerando la definizione, tanto poi gli estremi di integrazione si tagliano, integrale tra meno infinito e più infinito di f di t men tau, scriviamola così, per g di tau in di tau, e questa è la convoluzione, calcoliamo la sua L trasformata, integrale, e la facciamo già per funzioni nulle prima di 0, tra 0 e più infinito L trasformata monolatera per E alla meno ST in di T. Ora, nulla vieta, sotto ipotesi larghissimamente accettate, di scambiare l'ordine di integrazione. Uguale quindi a integrale tra meno infinito e più infinito di g di tau
e scrivo g di tau pere alla meno s tau. Cosa vuol dire? Che devo moltiplicare il resto per e alla s tau, per dire che moltiplico tutto per 1. Allora, per f di t men tau, per e alla meno s t men tau, e torna tutto, perché questo significa aver moltiplicato per e alla s tau. In tra 0 e più infinito ce lo mettiamo qui. Avevo detto modifichiamo l'ordine di integrazione, qui c'era prima tau e poi t, in di t e in di tau. Allora, questo è uguale faccio l'integrale tra 0 e più infinito di g di tau per e alla meno s tau. Ma questo lo posso portare fuori da questo integrale tra 0 e più infinito rispetto alla integrazione rispetto alla variabile tau, e quindi ottengo integrale tra meno infinito e più infinito di g di tau per e alla meno s tau, che moltiplica integrale tra 0 e più infinito di f di t men tau per e alla meno s t men tau in di tau e in di t. Questo in di tau è la L trasformata della G di T, e quindi G di S che moltiplica questa quantità di qui, ma è la L trasformata, è la L trasformata di F calcolata in T men tau e in S men tau, e quindi per F di dunque l'integrale rispetto a t, ma se cambio un istante l'ordine di integrazione ne risulta poi alla fine per f di s. Vabbè, poi la rivediamo eventualmente. La L trasformata della convoluzione è il prodotto delle L trasformate. E la L trasformata di F di T moltiplicato G di T. Attenzione che scrivere che questa L trasformata uguale ad F di S per G di S è un gravissimo errore. Il prodotto di funzioni del tempo non ha per L trasformata il prodotto delle funzioni delle F di S, ci mancherebbe altro. Questa, va bene, è l'inverso, va bene, cioè meglio l'inverso. F di S per G di S è la L trasformata della convoluzione, non del prodotto della F di T per G di T. Ora la L trasformata gode di una proprietà di dualità, va bene, se la L trasformata di una convoluzione è il prodotto delle L trasformate, allora la L trasformata di un prodotto di funzioni sarà una convoluzione di L trasformate. Allora lo scrivo, lo useremo pochissimo e quindi non ne faccio la dimostrazione, la trovate. La L trasformata di F di T per g di t è uguale ad 1 su 2 pi greco iota
devo fare un'integrale di funzioni complesse, quindi per l'integrale, e devo specificare, tra poco lo diremo, lungo una linea gamma del piano complesso. Di f di xi per g di s men xi per e alla iota xi t in di xi f di xi. Per questo prodotto qui è una convoluzione nel campo complesso e non nel campo reale, ovviamente. F di xi per g di s di xi per e alla iota xi t, la scrivo di nuovo, 1 su 2 pi greco iota, sperando che la scrittura vada a buon fine, integrale su gamma di f di xi per g per e alla iota xi t di xi. La linea gamma su cui faccio questa integrale deve essere una linea parallela all'asse immaginario passante per un punto sull'asse reale che deve risultare maggiore della scissa di integrazione sia della f di s della, sia della g di s, della scissa di convergenza sia di f di s che di g di s. Sentite, facciamo qualche minuto di intervallo e poi probabilmente ci devo ritornare sopra, perché ho detto qualcosa che non va. La linea gamma deve passare per il punto sull'asse reale che sia maggiore, di valore maggiore delle ascisse di convergenza sia della f di s che della g di s. Grazie.
Sì, un istante solo, che mi sono scordato di fare una cosa. Function